Per Il lei destino era già segnato, il copione della sua vita, non esistevano certo. trucchi, non esistevano ostacoli, lei doveva arrivare dove voleva arrivare. Poi continua a fare delle particine, e l'abbiamo vista anche in film famosi, con registi famosi, da Fellini, Ginger Rogers, poi per passare a Verdone lì. Alcuni film dove appariva bellissima nelle sue, non dico nudità, ma nella tutta il suo splendore, per arrivare poi nel 1986 al grande passo del cinema hard, in quanto lei aveva scritto già qualche anno prima nel suo diario questa frase: anche oggi ho fatto l'ennesimo provino. Se le cose continuano così, io a 25 anni smetto e faccio altro. Leggendo questa frase potrebbe. Stiamo al Sì, 1986, giusto? qualcuno. L'inizio di Mona Pozzi Hard, con però. l'Hard. Sì, Però sì, ci ritorniamo subito, perché devo dare la linea in questo momento alla regia, sì. Sì, perché per purtroppo incombe la pubblicità, sennò i nostri amici sponsor non ci permettono più di portare avanti la nostra trasmissione. E la linea va a Giuseppe e Matteo in regia per la pubblicità, e poi subito dopo però io attaccherei una canzone che io ho scelto appunto in genere noi scegliamo un solo artista per la puntata come colonna sonora della puntata appunto che andiamo a presentare, andiamo a condurre. E praticamente in questa puntata ho scelto Fabrizio De André. Mai nessun, forse, cantautore può rispecchiare meglio di lui, anche il compianto. Tra l'altro, Fabrizio De André è morto sicuramente. Fabrizio De André, no? Penso di L'ho sì. detto perciò. No, perché l'ho detto prima su Umana, mi ha corretto subito. No, Perciò. penso di sì. Anche pure il figlio potrebbe essere lì vicino ormai. Cioè, ammazza, com'è cattivo Brunetto quando, però comunque, praticamente Fabrizio De André rispecchia chiaramente, incarna perfettamente quella che era un po' quello che era il pensiero forse di Moana, un po' come dire, la filosofia appunto di Moana, quella che in qualche modo condannava l'ipocrisia, spesso poi che faceva da scudo a invece comportamenti illeciti e immorali, o almeno amorali, per quanto riguarda alcuni personaggi. Perciò non ricordiamo Fabrizio De André quando c'è stato in Genova il concerto in suo onore, a fianco alla signora impellicciata della Roma Bene, c'erano 200 emarginati della città vecchia di Genova. Perciò, proprio perché Fabrizio De André forse dava molto risalto a quella che erano tutti gli spaccati sociali, appunto, che andava ad analizzare con grande, grande capacità e impegno. E perciò a questo punto io ho scelto proprio Fabrizio De André, un po' anche perché è genovese, Moana in qualche modo io devo dire che è originaria di Ovada, provincia di Alessandria, però effettivamente Alessandria è a ridosso della provincia di Genova. No, no, Moana Pozzi è nata a Genova. Nata a Genova, però, Sì, però lei ha sempre vissuto no, poi a Ovada, no? allora, no, Moana Pozzi è nata a Genova. Il papà, Alfredo Pozzi, è nato a Genova. La madre era di origine di Lerma, provincia di Alessandria, però loro hanno girato il mondo. Cioè, Moana non ha mai conosciuto Lerma, ha conosciuto più Genova, poi ha conosciuto paesi americani, ed è vissuta più a Roma, diciamo, che a Lerma. Perciò Quindi Fabrizio De André, insomma, sì, quindi a incarna Genova, proprio, genovese rispecchia la come città, lei. rappresentante di Sì. emblema, diciamo, della Genova musicale, perciò può fare la colonna sonora perfettamente a questa puntata. Sì, E partiamo, perciò, con la rientra. pubblicità, un po', scusate, un po' in ritardo, però dovevo da fare questo preambolo, e poi ci ascoltiamo dopo Bocca di Rosa, che poi è la canzone forse che celebra l'amore più di ogni altra, appunto, nella Sì, storia, appunto, come no. della musica italiana. Dedichiamo poi a Mona Pozzi questa canzone, chiaramente. Radio Roma, al centro della musica. Questo applauso naturalmente era per Fabrizio De André perché il concerto era dal vivo, la canzone non erano gli applausi ai nostri radioascoltatori oppure il pubblico qui in studio.
Torniamo ancora a parlare praticamente del, entriamo nel vivo della nostra puntata, insomma torniamo ancora dopo aver ascoltato questa bellissima canzone Bocca di Rosa appunto di Fabrizio De André, torniamo ancora a parlare con Brunetto Fantauzzi, Loredana Bontempi, sul praticamente sul Moana Pozzi appunto, e Brunetto, scusatemi, Brunetto, tra l'altro Loredana sta qui con 3.000 fogli, insomma, sì, stava, documento. Sta documentando perché la, veramente la documentazione che sta compiendo la disamina dei documenti di Brunetto Fantauzzi, Loredana, perciò il nostro notaio. Perciò il nostro notaio ufficiale è stato nominato proprio da Brunetto in diretta su Radio Roma, e praticamente adesso stiamo parlando invece dell'86, Brunetto, mi sembra. Allora, arriva all'86, lei prima di, appunto, aveva scritto nel diario, pagina di diario pubblicata un po' dappertutto oggi, dove dice: se a 25 anni non ho raggiunto l'obiettivo, io smetterò e farò altro. Allora, uno, due cose. Uno, poteva pensare che altro significava magari andare a fare la segretaria oppure qualche altro lavoro. E il secondo concetto era che lei diceva: la donna deve sfruttare la fortuna sulla quale siede. Per cui una filosofia tutta sua, che poi appunto lei aveva scritto con me un libro che si chiama appunto La filosofia di Moana, dove c'era un po' il Moana pensiero. Allora lei arriva al porno nel 1986 e da lì ha fatto dei film, è andata avanti, ma la cosa importante è stata quando, grazie al libro che ha fatto con me, grazie ad altre situazioni, Moana è stata... Ricordiamo il libro? Il libro si chiama appunto La filosofia di Moana. Perfetto. Dove tra l'altro pagellizzava e parcellizzava i suoi amanti, personaggi dell'Italia bene, ma personaggi di grosso calibro, presidenti del Consiglio, ma gli amanti veri non stanno lì dentro, perché Agnelli lo poi era un suo amante e lì dentro non c'era, ed altri ancora, Kissinger era il suo amante, lì dentro non c'era, c'era soltanto Craxi, e Craxi poteva essere un po' un escamotage. Qualcuno l'ha definita la prima killer di Craxi, in quanto il libro è uscito fine dicembre 1991, la criminalizzazione del Partito Socialista, della Democrazia Cristiana e quindi e di Craxi stesso c'è stata a fine gennaio 92, cioè un mese dopo, solo un mese dopo il libro di Moana. Significa questo che è stato un messaggio, che è stato un messaggio politico o un messaggio un po' più particolare, come si oggi si dice che Moana facesse parte anche di certi servizi segreti? Attorno a Moana c'è un mistero grande. Allora, lei viene sdoganata, dicevamo, nel 1991. Lei passa dai set a Luce Rossa e ai set televisivi ai salotti bene. Le signore, le cosiddette regine dei salotti romani, invitano Moana Pozzi come se fosse la lady la first lady. Poi lei passa alle trasmissioni televisive più importanti, lei sfila per Chiaraboni, lei sfila per Fendi, lei sfida per le più grandi, per le major della moda italiana e internazionale, Lagerfeld. Quindi chi conosceva Moana in quel periodo conosceva non Moana in quanto la pornostar, Moana personaggio a tutto campo, a 360 gradi. Una mattina che siamo andati in tribunale per depositare i documenti di una testata, nell'entrare nelle aule, quando uscivamo nei corridoi, si formava una ola di persone, sia che come due ali di folla che ci facevano passare. E ad un avvocato un po' più impertinente degli altri, che si permise di dire: buongiorno Gerolamo Seghetti, avvocato penalista, lei disse proprio: siamo uguali, perché? Dice: lei pensa alle pene e io al pene. Quindi a un certo punto una donna di spirito, una donna che sapeva fronteggiare chi aveva di fronte. Brunetto, e allora a questo punto tu parlavi di fatto che sia stata sdoganata. Sì. Cioè, allora, secondo te, praticamente dall'85 al 91 Moana non era un personaggio, è diventata personaggio dopo? Ma
dopo il 91 ha cominciato a diventare personaggio, dopo il 91 è entrata in politica, dopo il 91 ha avuto i contratti importanti della sua vita. Lei prendeva in Italia, perciò quel successo che poi ha portato al, come dire, a mitizzare poi, sì, il personaggio 91, di Moana, sì, è la seconda fase, sì, dovuta alla seconda fase, perciò non è legato al porno, no, ecco questo.